Ciao a tutti, eccovi un video di come gira Icecream Sandwich 403 sul media come SmartPad 810CX. Andiamo a sbloccare, questa è l'interfaccia classica di Icecream Sandwich, questo è il menu, come vedete ci sono giochi, programmi, widget eccetera eccetera. Torniamo indietro e possiamo vedere ad esempio, lo colleghiamo, già collegato il wifi, YouTube. E questa è la versione modificata da Christian Troy di Androiani e presenta il root e altre modifiche che adesso non vi sto a spiegare. Andiamo ad aprire ad esempio un video, non so, boh. Ok. Questa è la classica interfaccia di YouTube. Diciamo nuova, andiamo a mettere a tutto schermo. Remarkable. If I'm interpreting this correctly, these files tell the story of the lost gen. Ecco, per esempio questo è YouTube. Se andiamo indietro, andiamo alla home e possiamo vedere ad esempio qualche gioco. Ad esempio, ecco, Angry Bird Space, l'ultima versione del famoso gioco della Rovio. Il pad, ricordiamo, è un processore da 1 GHz, un Cortex A8, credo, mezzo giga di RAM, e 4 giga di memoria interna divisa, comunque supporta le micro SD fino a 32 giga, ha l'uscita HDMI Full HD, ha l'host USB molto importante. Questo è Angry Bird Space, se non mi ricordo come riesce. Come vedete il pad è molto veloce, andiamo magari a caricare qualcosa di più pesante. Ovviamente questo gioco funziona grazie al Chanfire 3D. Credo che devo disabilitare però il wifi, no? C'è un Fire 3D con plugin Qualcomm e Unroll Texture, credo, sì, poi magari quello che lo vedete. Il gioco gira molto bene. L'unica pecca, diciamo, di questo SmartPad è il display, che è un TFT e anche LCD, e forse la batteria, che ha polimeri di litio invece che ioni di litio. Comunque i giochi sono godibilissimi, diciamo niente da invidiare ai tablet più potenti e soprattutto più costosi, perché questo tablet si trova praticamente a 100 euro e funziona benissimo con i giochi, email, internet, eccetera. La presentazione non credo si possa saltare, dobbiamo subircela tutta, però ecco, adesso sta per iniziare il gioco. Ovviamente il video è girato con Samsung Galaxy S a 480p, quindi neanche HD. Ok, questo è il gioco, possiamo muoverci intorno, possiamo andare avanti e indietro. Ovviamente il display è multitouch. Come vedete funziona molto bene, proviamo con l'altra mano magari. Direi più che ottimo. Ok, chiudiamo. Io ho installato un Task Kill Manager per gestire al meglio la memoria. Andiamo a chiudere. C'è anche Skype aperto, chiudiamo. Ecco, vedete, il tablet è molto fluido, la fotocamera funziona, funzionano diversi giochi. Ecco, per esempio Shadowgun, che è un gioco molto pesante per Tegra 2. Qui ovviamente funziona sempre con Chanfire 3D.
con le opportune modifiche, sempre plugin Qualcomm. Forse bisogna settare qualche altra cosa, ma adesso non ricordo. Abbiamo presente questa barra di ice cream sandwich che con uno script può essere tolta, però adesso non mi ricordo quale. La batteria dura intorno alle 6-8 ore, poi in base all'utilizzo che uno ne fa, utilizzando parecchio il processore con i giochi, ovviamente consuma di più. Ah, altra cosa, abbiamo la custodia in pelle originale della Mediacom, che ci permette di avere tre posizionamenti, molto comoda, bella. Ecco, questo è il gioco. Questi colori sono un po' forse strani perché come vedete è fluido. Le domande rispondono molto bene. È un piccolo Gears of War per il nostro tablet, diciamo. Anche l'intelligenza artificiale non è male. Possiamo muoverci qui con un solo dito, è un po' difficile. Ok, andiamo, usciamo qui. Altri giochi, altre novità, niente, questo è quanto, vedete, molto fluido. Abbiamo i widget, abbiamo il Play Store, molto importante, abbiamo la galleria che funziona molto bene, abbiamo la parte magari musicale. Ah, bisogna fare il doppio tap. Il volume con la custodia è un po' basso effettivamente. Infatti alzando, cioè spostando la custodia è più alto. Vedete? Ecco, molto veloce, immediato. A vedere la galleria, molto veloce. No, qui ci sono solo video, la galleria. Boh. Non lo so. Ah, non ho caricato le foto, certo. Scusate. Va bene, questo è quanto. Inutile farvi vedere altri programmi o giochi, ecco. Questo funziona tutto, anche qui cerca. Per esempio, ecco, libero.it. Eccolo qua, il browser. Ovviamente il telefono è solo wifi, il telefono, il tablet è solo wifi. Questa è la pagina di Google, molto fluido anche questo. E stavo leggendo quell'articolo, vediamo un attimo. Ho il Flash Player 11, diciamo un ottimo compromesso per avere un tablet, navigare, giochicchiare, leggere mail senza spendere troppo. Ok. Ciao a tutti.